Presidente del Consiglio. Onorevole Sanni Candro. Ai colleghi che giustificavano la scelta che stanno operando in danno della pubblicizzazione dell'acqua, voglio porre una domanda. Se quello che noi vorremmo fare, quello che noi proponiamo, è in contrasto con le direttive europee, perché mai la Corte Costituzionale avrebbe dovuto ammettere il referendum? Non lo dovrebbe ammettere per ragioni radicali, invece non è così, non solo, ma c'è qualcuno qui che ci ha invitato ad entrare nel merito degli emendamenti. Io invece invito coloro i quali ciò hanno detto ad entrare nel merito, o meglio, a leggere l'articolo 4 della Commissione, del testo della Commissione, là dove è scritto esattamente il contrario di quanto è stato detto qui in quest'Aula a proposito delle direttive europee. La ringrazio, non ho altri interventi, lo pongo in votazione, contrario a Commissione e Governo, si rimette all'Aula il relatore Lega Nord, contrario alla Commissione Bilancio, la votazione è aperta. Piepoli, Peluffo, onorevole Peluffo, prego, provi, provi con le dita. Speranza, Gadda. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 4.61 Sarro. Prego, onorevole Sarro. Grazie Presidente. Questo emendamento, che potrebbe apparire semplicemente come correttivo di una formulazione, in realtà ci spinge ad una riflessione proprio sulla tecnica che è stata seguita nella formulazione degli articoli di questo provvedimento, perché il riferimento ai due provvedimenti dell'ordinamento comunitario sui quali troverebbe poi fondamento la definizione del servizio idrico, così come enunciata nel primo comma appunto dell'articolo 4, a nostro avviso più propriamente avrebbero dovuto trovare sede al limite nella relazione di accompagnamento al testo legislativo, perché la definizione più netta è, più sintetica è, più facilmente e agevolmente applicabile è. E inoltre, come accaduto